A Londra, amichevole di lusso per gli azzurri che all'Emirates Stadium sfidano il Brasile di Dunga. Lippi ad un passo dal record mondiale di 32 partite utili consecutive come commissario tecnico. Sceglie il 4-3-3 e propone qualche novità nell'11 iniziale. Dentro Gilardino, Pepe e Montolivo, fuori Toni, Perrotta e Camoranesi. In mezzo al campo Pirlo e De Rossi saranno affiancati dal Viola Montolivo. In attacco spazio al tridente formato da Pepe, Gilardino e Di Natale. Qualche novità anche per Dunga che fa debuttare il fiorentino Felipe Melo. La prima occasione al terzo minuto per l'Italia con Grosso che mette dentro questo pallone, Gilardino che viene anticipato proprio all'ultimo istante da Juan, poi ancora Italia, Pirlo mette dentro questo pallone lanciando in profondità Grosso che al volo col mancino batte Giulio Cesar, ma viene annullato il gol dell'Italia per posizione irregolare di fuorigioco per Grosso. Qualche dubbio sulla decisione dell'assistente del direttore di gara. Poi al nono minuto Ronaldinho dentro per Adriano, è bravissimo però Buffon a scegliere il tempo giusto ad uscire con i piedi a fermare il pericolo del Brasile. Al tredicesimo Ronaldinho per Elano, il colpo di tacco per Robinho, dentro ancora per Elano che batte Buffon in uscita e realizza il primo gol del match, il vantaggio per la nazionale verde-oro, il gol del centrocampista del Manchester City. Al 27esimo Robinho se ne va in area di rigore, praticamente un assolo quello dell'attaccante del Manchester City che poi con un diagonale secco trova l'angolo opposto e batte Buffon per la seconda volta. Al 24esimo è 2-0 per il Brasile. L'Italia prova a reagire al 32esimo, De Rossi prova la bomba da fuori aria, si fa trovare pronto però Giulio Cesar che respinge con i pugni e mette in angolo. Al 39esimo ancora Elano trova lo spazio, il corridoio, poi va col destro, l'esterno destro violento, palla che sorvola di poco la traversa. Nel finale del primo tempo al 43esimo Grosso mette dentro questo pallone, la difesa del Brasile mette fuori, arriva allora De Rossi che ci prova col mancino di contrambalzo, palla deviata, finisce in calcio d'angolo. All'inizio della ripresa 4 sostituzioni per Lippi, dentro Toni, Rossi, Perrotta e Camoranesi. L'Italia allora si fa vedere subito al secondo minuto proprio con Giuseppe Rossi che prova questo mancino, palla sull'esterno della rete, buona però l'iniziativa del giovane attaccante azzurro. Poi il traversone di Maicon, pericoloso, Zambrotta nel tentativo di anticipare, di spazzare l'aria, rischia addirittura l'autogol. Al 19esimo Pirlo lancia in profondità, Toni che riesce a destreggiarsi in mezzo ai due difensori del Brasile, ma si aiuta con un braccio, mette dentro, gol naturalmente annullato. Al 37esimo palla dentro di Giuseppe Rossi, è strepitoso Giulio Cesar sul taglio di Toni che va a battere di prima intenzione, bravissimo il portiere del Brasile che poi si ripete nel finale deviando in angolo la punizione di Grosso. Finisce qui, non c'è più tempo all'Emirates, il Brasile batte 2-0 l'Italia e si ferma a 31 la striscia di partite utili consecutivi per Lippi.